non ho preso bene, non voleva farmi giocare, poi è stato clemente e mi ha concesso la possibilità di superarlo, quindi. Quando metti questa maglia, rappresenti tutto il paese, lo fai per un amichevole o per una competizione, non c'è differenza, devi sempre dare tutto e devi sempre dare l'esempio, perché hai scritto comunque Italia sulla maglia, quindi cercheremo di fare una bellissima partita comunque un campo che è ostico contro una squadra che la Lituania prima del girone ed è comunque una partita di prestigio per noi. Sì, ha il sapore un po' del nuovo esordio. L'ultimo anno è stato 4 anni fa, è passato un po' di tempo, è passato un po' di acqua sotto i ponti e il mio sogno è sempre stato quello di poter indossare un giorno questa maglia. Questi anni sono stati lunghi, stati pesanti, ho lavorato tanto, ho sacrificato molto, molto tempo per cercare di migliorarmi, lavorare su tutti i miei aspetti, diciamo, punti deboli. Non ho mai mollato, non ho mai voluto mollare, ho sempre cercato di lavorare, poter ritornare un giorno a giocare ai massimi livelli da protagonista e poter indossare questa maglia.